servo mandare alla ricerca del mio cavalier, ma ancora qui a Roma non ha fatto ritorno. Piluca, che passa allegro il suo tempo tra le botti del vino, e se c'è via di burla lo sembra a bocca. Ma non è l'unico strano in questa commedia, Madonna Argentina. Due tipi, infatti, spiccano tra gli altri. Sono due, marito e moglie, sempre insieme stanno, un'unica persona fanno. Vanno per Roma sempre a fianco, sono di una medesima stampa loro, e dicono e fanno le medesime cose, e parlano tutti e due in una volta. Da Scio provengono, e dall'aspetto e dalla figura una caratteristica di loro assicura. Sono poveri, beh però sono anche pazzi. Sono unti, sono bisunti. Sanserati, non esistorti. Arcionati, eppure pizzuti. Ottusi. Sudici. Sciatti. Trasandati dagli abiti straccioni. Giulietta, la loro figliuola, ha negato la mano del suo Tindaro amato. Insieme una fuga hanno organizzato, ma tra amori e fraintendimenti tra di loro si sono persi. Turchi a destra, turchi al mare, dal mio Tindaro mi portaron via, che in viaggio verso Corfù a Merapin di lui non seppi più niente. Decidemmo con l'aiuto del suo amico Demetrio, il satiro, suo fedel servitore, di fuggir dopo il diniego dei miei genitori per coronare il nostro amore. Oh, ma le cose non andarono per verso giusto, poiché da turchi venne la vita che simularono la morte mia, e credendo il mio amato Tindaro morta scappò verso Roma. Poco più tardi vi giunsi anch'io, ma schiava, per essere poi venduta a Marabeo, un vecchio rozzo che me vorrebbe oggetto il suo piacere, ma vanamente. Io, serva in casa di Madonna Argentina, da una fessura nel muro scoprirò la Giulietta, che ora si chiama Gatina, tenuta per forza in casa da quel farabutto di Marabeo. Ma una cosa è certa, quel porco grinzoso la pagherà cara. Una femmina tenuta a forza a soddisfarla solo subia. Io e il mio Tindaro bramo, il più nobile, il più bel giovane di Scio. A lui e al nostro amore ho giurato fedeltà. Eh sì, il più bel nobile e più bel giovane di Scio. Qualcosa in questo Tindaro m'ha attirata, e così ho pensato una scelta assai azzardata. Ora che il mio Giordano è morto, sua moglie voglio diventare. Via, più di tanto non vi possiamo svelare. Gli scompigli, gli inganni, le gelosie, le questioni che vi nascono, come si scoprono e come si acquietano, si vedrà nel procedere. Sappiate che vi saranno molte varie e quasi incredibili mescolanze di diverse nature e consigli d'uomini. Di morti che vivono, di vivi che sono morti, pazzi che sono savi e spiriti che si vengono, parenti che non si conoscono, familiari nemici, prigionieri liberi, di vedovi maritati, di mariti che hanno due mogli, di mogli che hanno due mariti, e altre cose assai, tutte stravaganti e tutte nuove. L'autore si è ingegnato come meglio ha saputo di piacermi, ma la legge della commedia non si trova in tutto stabilita, poiché ognuno ha il suo capo. Ogni capo le sue opinioni. Ed ogni opinione le sue ragioni. Per questo piacere a tutti è difficile e in tutte le cose è impossibile. Assai parole aver spesa bene la sua fatica. Se in qualche cosa piacerà a qualche parte di voi, ma prestate grato audienze, gustate bene, che essendo il convito di molte vivande, spero vi sarà passo per ognuno. È ormai tempo che noi ci si congeda. Speriamo che alla fine di questa commedia l'autore Annibal Caro abbia avuto memoria. Parlare ancora non serve, ascoltate, seguite e saziate la curiosità che in tutti noi arde! Pilucca, Pilucca, poiché per Marti sono stato compagno nella mala fortuna, non m'abbandonare in terra nella buona. Di grazia, io non sono mai stato a Roma, quindi aiutami a trovare quel messer Tindaro che io t'ho detto. Prima che si beva! Tu hai bevuto a riba in tanti luoghi. Oh, 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 oh! E da riba in qua? Ma insegnami almeno dove mi posso incontrare. Sul ponte capita ognuno. E dov'è il ponte? Dove siamo noi piuttosto. Che piazza è questa? Questa strada non c'era, né questa. Ancora in terra avevo bisogno della bussola. Dov'è il palazzo di Casa Farnese? Se fosse un magazzino di vino già l'avrebbe trovato. E forse questo? No, non era tanto alto. Tu sei ben piotticcio di lui. Mi par pure esso, sì, E la casa della mia padrona dov'è che era qui di fronte? Ah, tante botte ha bevuto, tanti giri gli fa il cervello. Era pur di qui? No, più qua, da quest'altro lato. Dov'è che un po' il fiore di qua o di qua? Oh, ecco la bottega del Barbagrigio Salvatore. Ah, non è poco. Sia di ben trovato, Barbagrigio. E tu il benvenuto. Come va? Grassamente, come te. Ah, vengo bene che non potete più passare dalla porta. Oh, vedo la pancia che avete fatta. Che Dio me la benedica. Costui mi dice, lì la mia molto familiarmente, ma chi sei tu?
Son Pilucca. Pilucca, che vuol dire che sei così spiluccato? Botta e risposta. Voi sapete che il cavalier Giordano volse andare in Levante per valersi non so che eredità della padrona e che dopo che si partì non se ne è saputa più nuova. Ben sai che lo so. E che la padrona mi mandò che lo cercassi per tutto. Bene. Non ho trovato lui e quasi mi sono perduto io. È il maggior guadagno che potessimo fare, in mandimori, eh? 5 maledetti anni e poi la galera. E finalmente ne siamo usciti, questo galantuomo Dio. E ora siamo qui. Anzi, io non so dove mi sia. Mi pareva d'essere fuori di mare, eppure mi va il cervello in pappa. E mi vergogno a dir che non ritrovo la casa di Madonna Argentina, mia padrona. Dove diavolo è questa casa? Ho una fame che la vengo! E sono tanto impaurito dell'acqua che non mi tengo in costicuro finché non sono in cantina della mia padrona. Insegnatemi dove sta! Ma dimmi, ma fin dove hai cercato del cavaliero? Fin quasi nell'altro mondo! E insomma non l'hai trovato? E come? Sei morto! Oh, povero il mio compare, ma dove? Ma com'è morto? È storia lunga, è sto digiuno! Di brevemente. Non voglio detto che mi svengo dalla fame, insegnami dove sta questa casa! Orsù che t'ho castigato abbastanza, va là che voglio venire anch'io alla comare, per intendere del caso e condolermene con lei. Ah, Pilucca, prima non volemmo trovare quel mio amico? Chi volete che io trovi se mi sono smarrito? E chi cercate, uomo da bene? Un messer timbero, sciotto lui! Il qual però non so che sia a Roma, penso non di meno che non possa essere altrove. Questo è come un cercare dei funghi. Io non lo conosco, ma questi due straccioni che vengono in qua sono sciotti. Guarda che coppia di compatrioti onorevoli. Beh, allora voglio domandarne loro, no? Voi andate... Roma bella, Roma brutta! Ma santa, Roma che diavolo! Oh, poveri e pazzi! Ci facci e poveri, ci facci noi! Non ci mancava altro che dolore di numeri del paese, se è vero che nostra figlia Giulietta è cercata la vita da Tindaro! Di Giulietta e di Tindaro, dicono, quindi son dessi certo! Ma perché vanno così malconci? Sono tutti impazziti a Roma! Voglio far loro dinanzi per intendere che stravaganza è questa. Per a noi, per avere nuove su Tindaro e per sapere come sono passate le cose tra loro. Ma dubito che non sappino che ho tenuto le mani con Tindaro alla rapina della Giulietta. Ad ogni modo non mi conoscono di vista per Demetrio. Costui di padre da figlio del paese! Non ne venite, buon compagno! Di Levante! E di che parte? Di Scio! Siete sciotto voi? Al vostro comando, e voi? Sciotti! E come siete voi qua? Per faccende! E voi? Per fortuna, ma ditemi se vi piace, non siete voi dei canali? Sì, sì, siamo! E che stracci sono questi? Ma poveri, ma contenti come noi siamo, non ci conviene altro abito! E finché non ci vendichiamo nella superchieria che c'è stata fatta! Sì, io ricordo, da Tindaro! No, da Tindaro! E da Demetrio! Demetrio? Demetrio! Ma ciò che gli avrà fatto sarà stato sicuramente per il ben vostro e della vostra figliuola! E ciò che ha fatto Tindaro non si può dire che per il troppo amore che porta alla Giulietta. Sì, un gran ben, per Dio! Che grande amore sta su! Disonorà lei! E lui ha tutto il suo pane! E il grande disonorà! Perché la suol per moglie e l'amore è legittimo. E voi non hanno ingiuriato, perché si sono mossi per desiderio d'apparentare con voi e non per vostro disprezzo. A nostro rispetto però! Se voi non avete mai voluto consentirmi. Forse per molte volte abbiamo detto di no! Non vuol dire che per una volta non possiamo dire di sì. Vi ricordo che negli innamorati la pazienza senza speranza si tramuta in disperazione. Sì, e negli ingiuriati si tramuta in vendetta. Perché voi non avete a contentare che la vostra figliuola sia maritata al più nobile, al più ricco e al più da ben giovane di scelta? Quel che meritava per le sue qualità l'ha demeritato per la sua insolenza. E se procedeva ancora la vita modesta senza rapirla da sua? Sua ella adesso. Non l'avrà mai il nostro consenso, perché non può essere con nostro onore. Voi non siete per la via giusta. E voi dovete essere loro amico al parlare che fate. Sono anco vostro, ma nonché non mi conosciamo. Ma chi siete voi? Lo saprete poi, perché penso di avervi a riparlare sopra ciò per bene dell'una parte e dell'altra. Non ci servono altre parole per questo conto, ma sapremmo da voi quello che sia di loro. Li vo cercando e spero di trovarli. Ma poiché vi trovo in questa ostinazione, non ve ne dirò altro. Ma per amore del nostro povero figlio, ora diteci! Colui che parlava in passaggio. No. Addio! Come mi chiamate? Ci riparleremo, non posso più stare. Per Dio che questo è satiro! Se messer Tindaro è qui, le cose si potrebbero facilmente riappacificare.
Rich yourself, take home the carriage you have left. È pur tindaro davvero! When sit on fixing all the problems which you made in your own head. Che ventura è questa mi oggi rincontrarvi tutti e due in una volta! And it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Moglie? Non me ne riparlare più di prender moglie! Sua moglie è Giulietta. Dirà forse di lei. Voglio un poco stare a sentire. Padrone, un gran torto le fate a non renderle il cambio di tanto amore che vi porta. Torto le farei di accettarlo, poiché l'animo vuoto tutto a quell'altra. Ma qual'altra? Noi abbiamo rapito la Giulietta per forza e siamo stati condannati, confinati, ruinati per averla. Padrone, ve ne pentirete? Oh, tu mi hai stancato voler sapere di me più che io medesimo. Questa sarà bella, mi voglia scoprire. Saggio, penso io il mio messer Demetrio? Demetrio vostro, vedete? Messer Demetrio, mio caro! Messer Tindaro! No, farò mio! Tindaro, satiro! Avvertite! Io l'ho pur ritrovato! Avvertite che non è più Tindaro, si fa chiamarci Sippo ora! Ah, beh, mi par ben fatto, no? Per ogni rispetto! Donde venite? Che andate facendo? Si può dir dal mondo! Io vado cercando di voi! E vi porto buone nuove! Altro di buono non mi potrete portare che la vostra presenza. So che questa v'è cara, ma più caro vi debba essere il compimento di tutti i vostri desideri. Dite cose che non può essere. E che? Che la Giulietta è vostra? Mia non è ella, e non può più essere. Signore! Che voi non la vogliate, ora che i suoi se ne contentano? Ha avuto a sapere che noi l'avemmo? Giunsero lettere e lettere dal padre e dalla madre che vi fosse data sposa. E un giorno in più che indugiavamo non dovevamo rapirla. Fortuna, fortuna! Ragazzi, o non vengono mai, o non arrivano a tempo! Ma io mi son mosso a ricondurmi a una medesima fortuna, perché saputo che vi aiutai nella rapina della Giulietta. La corte mi ha sempre perseguitato. All'ultimo, dopo molte disgrazie, sono uscito in man dei Mori e sono giunto qui a Roma. Ho ragionato col padre e la madre della Giulietta e vi assicuro che ella sarà vostra per buona grazia d'ognuno. Ma voi piangete, Messer Gisippo? Satiro, che vuol dire questo? Ohimè. Voi non dovete sapere che la Giulietta è morta? Morta? La Giulietta? Ma che dici, Satiro? Quel dia, ringrazio a lei, era nemico dei suoi. Perché i suoi mi vogliono, non ho più lei. Viva mi si negava e morta mi si concede. Beh, questa è veramente una gran perdita, io... Avete tutte le ragioni per dolervene. E questo è il mio dolore, Messer Demetrio. È stata uccisa, fanciulla innocente, per man di cani, di morte crudelissima, in cospetto mio. E peggio, che io ne sono stato cagione. Giulietta sventurata. Venite, lasciamolo un poco da parte che si morirebbe d'angoscia. Ma Satiro, ma com'è successa la disgrazia? Vedete, rapita la Giulietta, navigavamo alla volta di Corfù e fummo assaliti e presi dai turchi. Messer Gisippo, per la conoscenza che aveva nell'isola, ottenne di farsi mettere in terra solamente con me. E approdati che fummo, vedemmo che sopraggiungevano le galere dei veneziani, il capitano era suo caro amico, e risoluti di poter conquistare le navi turche, ci mettemmo a seguirle, quando vediamo che, per fermarci, mettono la Giulietta legata in poppa minacciando di ucciderla, e ad un tratto, sotto i nostri occhi, le tagliano il capo e gettano il corpo in mare. Sfortunata giovinetta! Ma qual è quell'altra che poco fa diceva di non la volere? Messer Demetrio, questa è un'avventura che Dio gli manda in ricompensa di tanta disgrazia. Una vedova gentildonna ricchissima, la più gentil creatura di Roma, si è innamorata di lui e lo vuole come marito e come signore di tutta la sua roba. E che roba, e che donna avrebbe egli? Ora, voi conoscete lo stato nostro. Se non vogliamo andare sempre ai ramigli, è necessario che lo faccia. Poiché voi siete qui, vedete di convincerlo. Orsù, non mi par caso ora di toccare questo tasto. Piuttosto veggiamo di liberarlo da questo affanno. E quando sarà meglio disposto, gliene riparleremo. Va bene. Messer Gisippo, su. Andiamo a fare due passi. Che io voglio pur vedere Roma. Ah, onesta mia padrona, mi è stancato con tante minuzie che ella mi domanda. Già quattro volte mi ha fatto richiamare di cantina e più di mille ha voluto che io le replichi che il padrone è morto, ma io non mi voglio morire intanto. E mentre che ragiona con il barba grigia, sarà bene che vada a bere un tratto col fattore e a rinnovare con lui la lega di rubare la padrona. Roma non fa
la finestra che fa l'amor con un fiasco. Tondo e frizzante insieme, me sei ito fin sue punte de piedi. Pensa se gli sarai ito in capo, ma la verga, ti vanno in cancro! Chi è là? Non mi riconosci, briccone? Non io, bevo un tratto e vengo a basso. Vattene a casa del diavolo, poiché il fiasco è vuoto! Che romanzo è questo? Che sarebbe mai caduto giù per le scale? Ohimè la testa! Ehi, parla, poiché non ho rotto il capo, è poco male. Ohimè la testa! Che cosa ci hai? Leva sta... E non è niente! Chi sei tu che sei venuto oggi a farmi rompere il collo? Non mi riconosci ancora, sono il tuo Pilucca! Da Lucca? San Pilucca! Ah, Pilucca! E chi ti avrebbe riconosciuto così distrutto? Voglio darti veramente la nuova che tu desideri del padrone! Quindi non tornerà? Non tornerà! Non tornerà più? Non tornerà più! E quindi è morto? È morto! Davvero? Si muore per scherzo? Ah, Messer Giordano! Messer Giordano! È morto! È morto! In mare? In mare! Ah, Pilucca, questa è una buona nuova, ma io... te ne voglio dare una migliore. E che può essere meglio che il padrone sia morto? La nostra padrona è innamorata. Buona! E ti intendo. Tu vuoi dire che la mia nuova serve per assicurarci di ciò che abbiamo rubato fino adesso e la tua per poter rubar per innanzi. Esatto, Pilucca. La padrona all'amore e noi alla roba. Che questa fedeltà e questi scrupoli sono cose da morire di fame e di freddo. Della roba, Pilucca, della roba. E se i nostri non ce ne hanno lasciata, e questi non hanno tanta discrezione che ce ne diano, se non abbiamo altro da guadagnarne, se la fatica non ci fa bene, è così gran cosa a valerci delle nostre mani. D'altro canto, tanto male non è morire di fune che di sterco. L'hai tu intesa, Pilucca? Benissimo, e mi piace questa dottrina. Ma che è la ruta che viene così in ti traccio poltrone, perciò non volevi tu più che io ti entrassi in casa, eh? Che è questo? Quando avevi i caccoli, quando avevi il mal di schiena e quando il cacchio che ti venga? Cos'è questa nuda? Che cosa? Apri questo nuda. Non lo sapevo. Ah, ma presto, mi hai porco grizzoso. Ma che ben direi, ti dico. Una femmina ti vedo in casa per forza, eh? Che femmina, nuda? Si sa ben sì, che sta un po' cheta, nuda. Voglio che lo sappia ognuno. Non gridarsi forte, ma... Una femmina ti vedo in casa per forza. Costui ha una femmina... Mi tu la poca più fante, ma io lo voglio dire a suo dispetto, io sono una zitella per forza. Pelami tutto, ma non dir niente. Vecchio sport. Nuda. Ma se non mi bisognasse di tornare in casa, se avessi tempo oggi di portare questa denuncia al governatore. Odi una parola, Pilucca, fermo. Nuda, nuda, odi una parola. Appunto, il diavolo se la porta. Pilucca, rovinato sono. Una buona schermagliata ti è toccata. Peggio, temo. Che burla è questa? Una burla? Una burla da finire in piccati. O da balzare in una galera. Io sono morto finora di paura. Tu non sai la colpa che ho fatto né il pericolo che io porto. Che colpa è questa? Tenere una donna in casa per forza. Ah, ben ben. Tu prendi grande confidenza con le forche, eh? Ma dimmi, che donna è questa? Ti dirò. Due punti. Quest'estate passata le galere di Nostro Signore andarono in Levante contro gli infedeli e si scontrarono con certe navi dei turchi e combattute, presero delle ebbero i turchi, furono posti alla catena e i cristiani che erano imprigionati furono messi in libertà. E tra i liberati vi fu appunto questa catena, o così si fa chiamare, e il capitano che prima la teneva fra le mani la riprese segretamente e io, tenendo amicizia con costui, me la presentò come sua schiava. Piacquemi tanto che la comperai e la portai qui, a Roma. Ma, stando per forza, non sono riuscito una volta a farmi venire di buon occhio. È bella? È bella, è buona, è savia, meraviglia. Ma stando in prigione, tra la paura di tenerla, la disperazione di conquistarla e la paura di lasciarla. Stava tutto confuso quando ecco, seppur saputo e non so come. Ora nulla salverebbe né me, né quel capitano, se il governatore lo sa.
che finiremo impiccati o balzeremo in una galera. Cosa faremo, Perucca? Che vuoi che io faccia? Che tu intenda. Come quella spiona della Nuta l'ha saputo e se l'ha detto a persona. E provvedi che non lo faccia. E soprattutto che non vada dal governatore. Che peggio! Orsù, fa buon animo. Voglio ire a parlarne con la Nuta. E io con la gatina. Se ne potrò trarre qualcosa. Questa mia comare, poiché Lucca ha detto che il marito è morto, ne vuole un altro giovine, forestiero e povero. È un gran pazzo, mi parrebbe questo Gisippo se non la pigliasse. Eccolo qua con quel forestiero. Ma non ha cattivo gusto la vedova, no. È una coperta da vedova, appunto. Uomo da bene, avete trovato quel vostro amico? Sì, sì, sì. Ho trovato chi Messer Gisippo, che è quel medesimo. Ah, è Messer Gisippo. Io so che vi è già stato detto da altri di quello che vi voglio dire ora, ma so che se ci avrete ben pensato, non me ne partirò da voi senza aver concluso. Che, di prender moglie? Ma che moglie? Moglie prendono quelli che rompono il collo. Madonna Argentina sarà la contentezza, la quiete e la felicità vostra. Ho caro d'essere amato e desiderato da una gentildonna sua pari. Reputo che questa sia la maggior ventura che io possa avere. Conosco che la debbo accettare e che fa male non farlo. Tuttavia, mi risolvo di non potere. Ma io non intendo questo vostro parlare. Ricchezza, onestà, bellezza e amore insieme. E in una patria come Roma è stata in dubbio di farlo? A ciò che voi sappiate, che chi Messer Gisippo, per una sua donna morta e per ricordanza di lei, è assolutamente alieno a questa pratica. Ma per una morta dunque volete scontentare tanti vivi e andare contro di voi medesimo? Morta è ella, ma nell'animo mio sarà sempre viva ed immortale. I heard that you settled down, that you found a girl and you... Messer Gisippo, la nebbia delle passioni oscura il lume della ragione ancor ne savi. Il dolore passerà, che sarà passata l'occasione. E di lì nascerà un nuovo dolore, che sarà il pentimento di non l'aver fatto. Sì, e che se ne trovano forse ogni uscio delle sue pari. Per rifiutare le sue nozze, io non dispregio lei, ma piuttosto manco a me stesso. Il tempo so che è medicina di molte passioni, ma non può essere del mio dolore. Ma è possibile che voi non abbiate considerata la bellezza e la grazia di questa vedova? Quel viso dolce, quegli occhi ladri... Come potete voi stare addolorato solamente a vederla innanzi? Sì, è bellissima e direi senza comparazione. Se gli occhi miei non avessero veduta Giulietta. Oh, eccoci pure a Giulietta. Quando vi comincerà a piacere costei vi farà ben più bella della Giulietta. Dice il vero, perché la pratica fa l'amore. L'amore genera la passione. Il chiodo si scaccia con il chiodo. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing. Giulietta non sente più di queste vanità. E se le sentisse, avrebbe più la piede e l'onor vostro. E il dispiacere e il danno che vi arreca questa vostra costanza. A voi parti star degno di lode, facendo l'ufficio del costante innamorato. E non vedete d'esser degno di rimprovero, trascurando quello dell'amicizia. Se voi non vi curate, né d'esser povero né vivere disonoratamente, non dovreste però volere che i vostri amici morissero o disonoratamente vivessero a causa vostra, per giunta. Mi è lecito dunque rimproverarvi che la mia vita è in questo termine di miseria per voi. E voi, per sovvenire al bisogno della mia e al disordine della vostra, rifiutate una sì gentil donna, un sì ricco stato, una sì nobil patria. Or dunque fate quel che volete, che io troverò altro compenso alla mia vita. Oh, questa sì che è l'inchiodatura. Messer Demetrio, non è meraviglia che un disperato non si accorga del bisogno dell'amico, perché perde tutti i sentimenti. Or che voi dite così,
del mio mal sento dolore e del vostro dolore e vergogna, perché per mia colpa vi tocca. Ma come mi posso io far quel che voi mi dite se il dolore non se ne va e non potrò volgere il pensiero a nessun'altra donna? Ma v'ho già detto che il dolore passerà via. L'istinto magari vi detterà il contrario, ma un'immagine si scancella con il suggello di un'altra immagine, no? Ma non sarebbe il più grande tradimento del mondo prendere una simil gentil donna come sposa e non amarla poi con tutto il cuore come merita? Oh, ma voi l'amerete! L'amerete a vostro dispetto! E crede che mi abbia dimenticato di Giulietta? Ma se non ve ne dimenticherete, la sua ricordanza vi si farà di giorno in giorno meno acerba e a lungo andare non sentirete neanche più la passione. Or, dite di sì! Anima mia, tu sei loco da poter chiaramente vedere la grandezza del mio dolore e il desiderio di venire dove tu sei. Tu sai che d'altro che tu non posso essere. Conosci d'altra parte le ragioni che mi spingono a rompere il mio proponimento. Demetrio, nostro amico e fedelissimo ministro dell'amor nostro, mi costringe a legarmi ad un'altra donna. Per questo io da te non mi discioglio. Messer Demetrio, fate quel che volete, che sono già vinto dall'obbligo che vi tengo. Accetto che d'obbligo lo facciate, non potendo persuadertelo in altra via. Ma io lo metto in conto più per l'utile vostro che per il mio. Altro contento non ci avrò mai che la soddisfazione vostra e la speranza di venirne presto a morire. Costui entra in un mare di felicità e lo chiama andare a morire. Or, Barba Grigia, non serve che diciate questa mala contentezza a Madonna Argentina. Egli è disposto fino a tanto che basta. Quindi andatele a portare la notizia, datele questo gioiello da parte sua e stasera le metteremo l'anello. Oh, ma altro che anello bisogna metterle. Voglio che li facciamo accoppiare questa sera medesima. Voglio ir a dirlo ancora a lei. Non già prima di me, che la mancia la voglio io. La metto già sulla finestra come serve. Non c'è, Satiro. Nozze, nozze! Vien su. Perché io so che la gatina ha parlato con la nuta per un pertugio dietro al forno. Mi preme di sapere quel che Pirucca ne ha cavato da lei. Ah, eccola che esce di casa. Non voglio che mi venga. Tu ti nascondi, aga, io faccio Marabeo. Padrona, non vuoi venire? Marabeo. Ah, che il diavolo ti strangoli, stregaccia. Vien su che la padrona ti domanda presto che bisogna provvedere per le nozze. Come nozze? Nozze, sì. E di chi? Di chi? Della padrona, di chi vuoi che siano? Ah, la padrona è riparitata, questa sono l'altra rovina. Oh, di nudo, di grazia. Viene la padrona, dico. Nudo mia. Non mi toccare. Ah, serpentosa. Lasciati almeno parlare, che non se so questo. Della padrona, non l'hai inteso? Ma con chi, ben mio? Con marito, con messer Gisippo, con chi vuoi che si sposi? Ma col messer Gisippo che non la voleva? Basta che la vuole adesso, no? Vien su che stanno a fare le nozze questa sera. Come questa sera? Perché? Di scongiare tu e forse con la tua gattina? Che gattina? E certo, ancora lei con le nocce, eh? E non l'ho io veduta, non ne ho io parlato, non è ella scritto ogni cosa al governatore, no? E il governatore lo sa, dunque? Lo saprà, certo, quando gli darò questa denuncia. Ah, nuda, tu sarai cagione di farmi venir male. E che cerco io, altro? Vedi che non faremo più quella piacevolezza insieme. Oh, mi cura assai dei fatti tuoi. So ben che da quando Pirucca è tornato tu non istimi più me. No, né te né lui né nessun altro, perché siete tutti di una stessa razza, voi altri uomini. Dunque li hai tutti provati? Ora... Odi, voglio che facciamo nozze anche noi questa sera. Sì, le farei tu, un brigione! Ah, nuda, perché è tanto male? Mostrami un poco quella denuncia. Sì. Madonna, io vengo! La neve si strugge e la merda si scopre. Il governatore saprà la violenza che io faccio a costei e la padrona si rimarita. Tra le forche e la povertà sono condotto. Ah, ecco Pirucca. Beh, che facesti con la nuta? Che vuoi che abbia fatto? Ci sono altre faccende che le tue. Coi pollaioli, coi pasticceri, coi cuochi. Bisogna negoziare. Nozze, apri, Lucca. Banchetto, che importa? Piccioni, pavoni, avanti a spendere. Oh, Pirucca, quest'altra rovina non aspettava me che ci venisse addosso. Ma il pro ci farà. Non pensiamo al male prima che venga. Codiamoci queste nozze e di poi qualche cosa farà. Innanzi che venga bisogna pensarci. Oimè, e io che pensavo di aver chiuso ogni passo a costei che si rimaritasse. Tant'è, la cosa è fatta. Fatta.
Alla fe non sarà. Come non sarà? Il marito l'ha mandata a presentare e io vengo per te che prepari la cena e le altre cose che vogliono far nozze questa sera medesima. E Lucca, bisogna supplire con l'ingegno. Ostacoliamolo in qualche modo. Facciamo del male. Diciamogliene alla moglie del marito, al marito della moglie. Inventiamo qualche innamoramento, qualche adulterio, qualche malattia. Allunghiamo la cosa almeno per stasera, poi qualche diavolo c'entrerà. Guarda che non c'entri nel catino, Marabeo. Pilocca, guarda che io voglio mandare a matrimonio il... Voglio... Voglio mandare all'aria il matrimonio. Non il banchetto. Oh, così sì! Facciasi la gela, disfacciasi le altre cose. Bene. E ora vedi colà quelli due. Ecco, quello è lo sposo. Oh, quell'altro è Demetrio. Chi è Demetrio? Quello con cui sono scampato di galera e venuto qui a Roma. Ah, e questa conoscenza cade a proposito. Sai che penso io ora? Che noi faremo zufolare nell'orecchio di questo Demetrio che la padrona è pregna. Ed è una bella pensata. Sai che sarà buona a far credere che la padrona è gravida? Frate Cervone. E io sarò anche buona a impregnarla, ma intanto non bisogna perdere tempo per la provvisione del banchetto. Benissimo, faremo così. Io andrò a prendere l'assunto per la cena e tu ordina questa trappola a Demetrio. Orsù, che io non lo saprò fare? Vedova è già pregna. Satiro, io dubito che questo non sia uno stratagemma per distonare questo parentato. A crederlo senza riscontro saremmo dei creduloni. A riscontrarlo non l'avevo senza l'indugio delle nozze. E senza Gisippo non potevo. Se gli diciamo della pregnezza quando non fosse vero, lo affliggevo. E se non gliene diciamo, ed è vero, e le nozze si facciano, lo disonoriamo per sempre. Che partito avremo da pigliare, Satiro? Noi l'avremmo messo in questo labirinto e noi l'avremmo da cavarne. Marabeo non comparisce ancora. Sarebbe bella che per riempire il corpo della padrona mi perdessi l'embritura del mio. Oh, ecco qua Demetrio. Lo voglio aspettare per vedere se frate Cervone mi ha servito di piantare loro quel sospetto. E se non fosse ben entrato voglio dargli una calcatella gentilmente. Ah, vedo, vai già pregna. Oh, non diciamo a lui della pregnezza. E domandiamo l'indugio delle nozze per questa sera. Di poi da cosa nasce cosa. Io intanto andrò cercando e me ne chiarirò bene. Sarebbe necessario se ti bastasse l'onore d'ottenerlo. Ma ci proverò. Dirò che non siamo ordine e fingerò che si sente male. Ah, ecco intanto qua Pilucca. Allora tu va e cerca di procurare l'indugio delle nozze. E io vedrò di cavarmi qualcosa da costui. Va bene, padrone. Bene, si viene a fare il fissare da se stesso. Oh, Pilucca! Oh, messer Demetrio! Avete mai trovato quel vostro amico? No, no. Che mi aiuti a cercarlo? Ho troppo da fare. E che faccende sono le tue? Nozze! La padrona ha preso marito. Sarebbe mai quella che si rimarita con un certo greco? Che? Già la conoscete? No, no. Però ho sentito parlarne qui attorno da certi. Che ne dicevano? Che è bella. Bellissima. Ricca. Ricchissima. Roba buona. Buonissima. E anche pregna. Pregna? È così alquanto. Oh, capperi! Questo è purtroppo! E si dice che è pregna! E si sa che è peggio! Oh, diavolo! Lo diceva Menio che non si lasciasse bazzicare intorno a quel cardinale! Ah, cardinalessa, eh? Ma se questo suo nuovo sposo lo viene a sapere, come passerà la cosa? Se non lo sa per tutto oggi, la cosa è fatta! Ma date alle parole, Pilucca! Ah, ecco messer Gisippo che viene di qua! Addio, Pilucca! Oh, questo è lo sposo! Voi lo conoscete, addio, dunque! Addio, non importa! Andiamo ora a trovare quello da scio! Certo, conosce qualche cosa della Giulietta! Oh, vedetelo là! Con chi è? Non lo conosco! Ma non disse egli che sperava di trovare Tinder in Roma? Non è forse lui? Beh, mi pare che somiglia il padre. Ma sì che gli somiglio. Oh, signora, riconosco quel servitore. Quello è Satiro. No, è Tindaro, Tindaro. Aspettate, aspettate. Capiamo prima se la Giulietta è in Roma. Oh, povera figliuola. Ritiriamoci in questo canto che qualcosa ne spieremo.
Messer di Sippo. Oh, pur mi viene detto Timbaro. Non importa quando siamo da noi. Oh, Ribaldo, salutato pure il nome. Il nome. Udite, mi sono risoluto, considerata ogni cosa, che non sia il caso di fare le nozze questa sera. Si potesse non farle mai. No, questo no. Però prendere per moglie una gentildonna romana, così alla sfuggita, non mi par ben fatto né con onor nostro né con onor suo. Moglie una gentildonna? Una stagione romana? Questa non può essere una Giulietta! Bisognerebbe che la vedova si contentasse di rinviare le nozze. Alcuna vedova! Eppure tu però credi quella che no. Fate anche i restanti. Io ho mandato a dire che voi siete indisposto. Quindi andatevene a casa, fate finta d'essere malato e il resto lasciate nella cura. Oh, traditoria! Dove avete lasciato la mancata? Dov'è Giulietta? Messaggi Sippo, bisognerebbe rendere conto della Giulietta al padre e alla madre. Pazienza, sono questi? Sono questi. Ser Battista, io... Voi avete fatto quello che vi è parso. Dov'è la Giulietta? Non rispondete! Dove l'avete lasciata? Che l'avete fatto? Non lo volete dire? Dillo, che l'ultimo sarà formato! Come sua? Che ne ha preso un altro? Serve meglio. Venite, leviamoci un poco dalla strada. Ma che volete, nascondervi? Dov'è la Giulietta? Non ci vuole. Messaggi Sippo. Cosa? È morta forse? È morta mia figliola? Un traditore! Assassino! Non ti è mai stata l'avete rubata che l'hai fatto morire per prendere un'altra moglie! Violenza! Adulterio! Assassino! Troverò io giustizia! È questa la moglie che gli voleva è morta, quella che ora lui vuole è pregna. Se io gli dico della pregnezza lo metto in fuga, e se non gliene dico lo disonoro per sempre. Ma che partito da pigliare! Baba, furia di donna, vedova innamorata, voglio seguitare il Barbatrice a Prispiano che risolve di queste nozze. Ma se queste nozze non si faranno entro questa sera, il mondo ha da tornare in caos. So quest'altro, tutti i diavoli si sono scatenati oggi per noi. Oh, e che diavolo di buffonate sono queste? Costoro vogliono e non si risolvono, promettono e si disdicono. Che c'è, Barba Grigia? Tutto il male del mondo. Che burle sono queste che andate facendo? Dov'è lo sposo? Si sente male. Oh, ma che male. Male sta quella gentildonna, che è disperata e malarrivata per amor suo. Bisogna cavare le mani di queste nozze. Non c'è ordine questa sera. Questo sì che sarebbe un troppo grande scandalo. Qual scandalo? Che volete, che un malato faccia nozze? E voi volete vituperare una sì gentildonna? Ma quale vituperio, indugiare un altro giorno? Ma come un altro giorno che si sono invitati i parenti? La fama è ita per tutta Roma, la festa è incominciata. A me pare che un accidente non si debba scambiare per ingiuria. E in questo bisogna sforzarsi. E dove corre l'onore, avete a sapere che questi romaneschi sono molto schizzinosi. Oltre che, qui nasce anche un sospetto che questa sia piuttosto una ritirata che una dilazione. E se questa è, pensatela bene, eh? Egli sta pur male. E questa sera starà bene. Andiamo, che io voglio parlare. Or si riposa. Quindi andate a scusarlo che io vo per il medico. E io me ne andrò piuttosto a far certe mie faccende. Tra di voi spicciatevela. Oh, che siate benedetti! Non la potreste governare meglio! Lo sparti matrimonio non potrà scoggiare questo parentato meglio di voi! Oh, ecco qua i canali che andarono dal governatore. Non stiamo qui che potremo darne mali spiriti. Ma sì che potete farlo pigliare a darvi conto di vostra figliuola. In Roma si sanno le cause di tutto il mondo. Andiamo dal governatore, che ci fa già il mandato di cattura per Tindaro! Oddio, ma da dove è uscito oggi questo mio padrone? Ho paura che quel briccocello di Minucca mi abbia tradito. Egli sarà venuto seco
E gli sarà stato ordinato ad annunciare la sua morte per scandagliare forse gli umori della sua donna e della sua casa. Ma Pilucca, Pilucca, padrone, padrone, io farò tanto male prima che ne sia fatto a me, che Dio solo sa cosa sarà. Marabeo! Marabeo! Marabeo, la padrona non avrà altramente quel marito! Ma avrà un altro, che sarà peggio per lei che per noi. Qual altro? Me lo domandi, ma ricordati che tu me ne hai fatta un... Arrenditi tu! Non sei venuto tu col padrone? Con quel padrone? Con quale? Col cavalier Giordano! Che hai detto che fosse vivo? Non lo sai, voglia! Il padrone è venuto? Sì, è venuto! Non sei venuto tu con lui? No! Or basta! Tu hai voluto scoprire i miei inganni e Dio sa dei tuoi! Pensa tu che vuoi! Che io non so niente e non t'ho ingannato! Tu mi hai pure detto che il padrone è morto! Questo sì, ma perché lo credeva, non perché lo sapessi e per non andare. Dunque tu non sai niente! Niente! E non sai quanto sei! Quante volte te l'hai a dire? Io strabilio. Che cose sono queste? Morti resuscitati, perduti ritrovati, ambedue prigionieri in mandemori, ambedue vengono dopo anni qui, nello stesso giorno. Che diavolo sarà oggi? Dov'è? In casa mia. E sa della padrona che si è rimettata? Sa questo e delle altre cose che gli ho detto. Ma fido mio di te, Pilucca. Ah, ma Marabeo, rischio la pelle ancora io. Aver impedito che la padrona prendesse Gisippo non basta. Che se quelli è il cancro, questi è la peste. Tu sai che bestiaccia è costui. Tu hai annunciato falsamente la sua morte e io l'ho rubata. E tu non sei stato con le mani in grembo avanti che partisse. Si trova scornato della moglie. È pazzo, furioso e disperato. Io filo di paura. E io trasalisco. Che faremo dunque? Due vie ci sono a liberarci di lui. L'una, metterlo alle mani con Gisippo. E l'altra in discordia con Madonna Argentina. Gli daremo per un pezzo a pensare nient'altro che a noi. Io gli ho riferito della padrona che ha caro che sia morto e che freme di essere moglie di questo Gisippo. L'uno morirà e l'altro andrà con Dio e saremo di nuovo liberi da tutti e due. E come li metteremo le mani? Ah, questo non mancherà modo, ma prima voglio cavare un guadagno di 100 scudi. O di come? Tu sai il pericolo che io porto a tenere costei in casa? E il padrone l'ha veduta e con tanto che si è infuriato con Gisippo e anche tanto in amor con costei, tanto da volerla in ogni modo e pagarmela. Benissimo! Il governatore però, avendo le notizie, andrà a cercare per lei e per me, che è peggio. Bisogna levar costei di casa. E dove la sposteremo? Quindi ripeto. Aspetteremo il momento propizio e la nasconderemo in un altro luogo. E così faremo. Oh, vedi colà quella bestiaccia del padrone. Tu sai che carattere ha costui. Io vado a dare l'ordine di spostare la catena. Tu vada qui. Va bene. E se capita Gisippo, manda entrambi alle mani. E così farò. Ma io non mi assicuro di andargli dinanzi. Guarda come si scaglia. Tu parlagli della catena. Vedrai come lo fermerai. Che queste notte diverranno questa sera un mortaio! Gli aprirò pure il petto, gli manderò anche il cuore! Ah! Mi porta per la mula lei non capito! Tu mostri all'abito adesso i suoi! Signor no, sono dei vostri! Non mi date che sono Pilucca! Sono stato in carcere per amor di voi! Ma le porche! Ti parlo tempo di fare accoglienza, idiota! Dov'è questo sposo? Mostramelo che io muoio di rabbia e di vergogna a pensare che sia vivo! Avete pazienza che ci capiti! Dov'è Marabeo? È venuto a spostare la catena per voi! Datola quest'altro affanno! Io sono ancora innamorato! E come è possibile che in un petto pieno di rabbia e di vergogna come il mio possa aver avuto luogo l'amore? Bella soprammodo! Costante giovine costei! Benissimo! Che dici, Pilucca? Dico che il nemico sarà presto in pugno! E la mica del poltrone! Ah, te ne fai bene, poltrone! Lo dico davvero io! Che altro vorresti da lei? L'anno! Morta l'avrei! Se ne avessi soltanto il corpo! Ecco.
eccoci sull'amor platonico. Ma scusate, una volta che voi ve ne possiate cavare le vostre voglie, che andate voi vicendo. E tu parli da bestia, come sei? Avete la voce in bada? Per mille vie! Ho provato di lusingarla, di prometterle, di donarle, ho pianto, mi sono adirato, l'ho minacciata, che cosa non ho fatto, eh? È disposta di morire prima che di consentirmi. Adagio, col tempo si maturano le nespole. Padrone, non la vorrei disturbare. C'è laggiù, Gisippo! Qual è? Quella a destra, ma lasciate più allarme anche a me che con un altro. Sia pur concento che la mia non si sfogherà soltanto che con lui, infame. No, non mi darò dunque l'impaccio, farò il giro lungo per passargli davanti. Oh, ecco, ma non c'è la porta. E Luca, che facesti? Ho messo la rabbia tra i cani. Bene, che si straccino una bella vicenda. Ora aiutami a levare questa di casa. Verrà senza strepito. Credo di sì. Il padrone le ha dato una gran battaglia e con sé, per paura che tornasse, mi ha chiesto di portarla via e di venire liberamente. Tenemola qua dietro l'uscio. Controlla che non venga persona. Forza, che non c'è persona. Tutti in punti. Ah, vergine madre, aiutami. Non mi avevi detto di venire liberamente? Sì, fin qui, traditori. Orlando, almeno me l'ho detto che mi è fatta. Aiuto, vuole persona, aiuto. Dio ci aiuti. A dei miei clienti in casa. Andrò prestamente a sbrigare i loro problemi e poi sarò da voi per aiutarvi. Io stupisco dell'audacia dei turisti. Vedete che cosa si arrischiano a fare sugli occhi del principe e di un principe come questo. Oh, anche qua il nostro procuratore. E sono procurato oggi per voi. Non chiamatemi più di questo nome. Io andavo ora per aspettarmi in casa. Avete ottenuto il mandato contro Tindaro? Questo sebbe. E fu dato al capo delle guardie che le seguisse un pezzo fa. Fiero da di Dio! Oh, Messer Rossello Valentino! Oh, Messer Rossello nostro! Io credo che da gran tempo non sia accaduta la cosa più strana di questa. La povera comare deve essere disperata.
Voglio ire a consolarla e a levarla di casa, che questa bestia del cavaliere non le faccia dispiacere. Bella in sulla finestra che deve aver licenziate le donne. Comare, Madonna Argentina, ogni cosa per il meglio, state pure allegra. Allegra? Se non mi sento più, me non laverò mai questa vergogna che mi ha fatto oggi Gisippo. Tutto è stato per lo meglio, che se le cose andavano avanti era maggior disordine poiché il compare è tornato. Chi compare? Il compare cavaliero, non lo sapete ancora? Mio marito Giordano è tornato! È tornato. Non è dunque morto? E dove sei andato fuori oggi costui? Questo io non gli ho chiesto perché era in sulle furie, ma mentre era alle mani con Gisippo e che Gisippo era per ucciderlo, è sopraggiunta una guardia del Papa che li ha divisi e poi non so dove si siano andati. Dio, che pericolo e che vergogna, mon zio! Quanto tempo l'ho aspettato, quanto l'ho fatto cercare, quanti riscontri utili alla sua morte! Non di meno sono sempre andata a rilento nel rimaritarmi. Ed ora per la certezza che mi ha portato più Luca non mi sono ancora rimaritata. Che il marito che ho preso non mi vuole, e quello che è morto è risuscitato. Prima ero vedova e adesso sono maritata a due, ma di nessun di essi sono moglie. Ma che disgrazia sarà mai questa mia? Ma io mi aiuterà, Madonna, ma finché il cavaliere è in collera non restate qui. Venite meco che starete al meglio che si può con la vostra comare. Questo non farò io, che non ho fatto nulla che debba temer di lui. E in questo caso mi dà noia più la vergogna che la colpa. Se questo è, non dubitate. Ma ritornatevene in casa, che io voglio assistere a quando segue. Abbiamo corso il rischio di essere ammazzati e ora corriamo il rischio di essere presi. Leviamoci di qui che i canali non ci facciano mettere le mani addosso. Messer Gisippo, siete voi ferito? Messer no. E voi, Messer Demetrio? Manco. Oh, ringraziato sia il Dio. Questo è un caso che non si era mai udito da queste parti. Chi è costui che mi ha voluto ammazzare? Un morto. Guarda che usano fare i morti in questo paese. È il marito della vedova. To! Vedove maritate. Mi fate ridere che manco voglia. Mi spiego meglio. Questo è il cavalier Giordano morto. Cioè vivo. Che era marito. Che è marito. Di Madonna Argentina che era vedova. Che è maritata. A voi. A lui. Ma adesso è sua, è vostra, di tutte e due, di... Basta che ci capiamo. L'altro è il marito che si teneva per morto. Ed è vivo. È tornato e ha trovato Messer Gisippo che le voleva togliere la moglie. E ora lui vuole togliere la vita a costui. Messer sì, l'avevamo risolta a parole, ma come la districheremo a fatti? Padrone! Ecco Satiro che viene di qua, probabilmente ha inteso ciò che è avvenuto col cavaliere. Satiro, tranquillo, non l'avevo. Padrone, Dio, cos'è questo? I morti risuscitano. E noi lo faremo morire un'altra volta per davvero. Chi è che volete far morire? Il cavaliere Giordano, no? Che è resuscitato. Ma che cavaliere Giordano? La Giulietta è resuscitata. Giulietta? Oh, padrone, l'ho veduta con questi occhi, la Giulietta. Qualcuna che le somiglia, forse? Me stessa. La Giulietta. La mia. La vostra. Viva. Dove? In casa di Madonna Argentina. Ci stai col cervello? Oh, padrone, non maneggio, non ho bevuto. Io l'ho veduta, io le ho parlato, lei ha parlato con me e mi ha dato questa lettera e questo anello che vi porto. Questo è il giorno delle meraviglie. Dello strabilio. Due mogli di un marito e un marito con due mogli in una casa medesima. Oddio, questo è l'anello con cui la sposai. E questa è la sua lettera. Questo non è possibile. Leggiamo. Tindaro, padron mio, così conviene che io vi chiami, poiché mi sono serva dei servitori della vostra moglie. Gli affanni che ho sofferto fino ad ora sono stati passati da me con pazienza, sperando di ritrovarvi e consolarmi d'avervi per mio consorte. Ma ora che finalmente vi ho ritrovato, poiché tortomi vi siete, sconsolata e disperata per sempre, desidero di morire. Ahi, Tindaro, voi vi rimaritate, or non siete voi mio marito. Non sono io quella che per essere vostra moglie non mi sono curata di abbandonare la mia madre, né di andar dispersa alla mia patria, né di venir favola del mondo. Ricordatevi che per voi sono venuta in preda dei corsari, per voi sono venduta, per voi carcerata, per voi battuta. E intanto si dure fortune sono sempre stata anima costante. Per voi non forzato, non venduto, non battuto, a posto di letto vi rimaritate. Giulietta scrive queste cose. Dolore che io ne sento è tale che ne dovrò presto morire, ma solo desidero di non morir serva né vituperata. Vi prego dunque che procuriate per me,
poiché non posso morir donna vostra, chi non muoia almeno schiava d'altri. Che dolore è questo? Quando questo non vogliate fare, mi basterà solamente morire. E per segno che non voglio pregiudicare la libertà vostra, rimando l'anello al nostro matrimonio. Per questo si ridurrà l'amor che io vi porto. State sano e godete delle nuove nozze. Giulietta sfortunata. O è sogno questo che odo, o fu sogno quello che io vivo. Satiro, noi la vedremmo pur morire. Se è morta, come è resuscitata? Se non è morta, chi fu quella che vedremmo morire? Ella mi ha detto che in poppa misero lei, ma al momento del morire misero un'altra in suo scambio, e che poi quelle fuste furono prese dalle galere del Papa. Dopo molti accidenti sotto il nome di Agatina, ora si trova ella schiava del fattore di Madonna Argentina. E come ha notizia di lui se ancora esso ha cambiato nome? Il gioiello che le avete mandato le ha dato l'indizio. Di poi ella ha veduto me e io l'ho chiarita del tutto. Oh, Giulietta mia! Dove è che andate voi? A vederla! Adagio, non pensate all'inimicizia del cavaliere! Pensateci voi che mi ci avete messo! A me par d'avervi ben consigliato. Se mi dite che la Giulietta è morta, che ho da pensare che resusciti? Oh, questo non importa, pensate al rimedio che non riesco a pensare ad altri che a lei. Bisogna che prima ci guardiamo dall'inimicizia del cavaliere, che mandiamo Barba Grigia da Madonna Argentina e Satiro dalla Giulietta. Che ho da fare io con la comare? Dovrete semplicemente riferire ciò che avete visto ed udito, nient'altro per ora. Ed io con la gattina? Scrivere la risposta della lettera e consolarla. Voi siete informato del fatto, non dovrebbe esservi l'affanno. E voi, Mesta Gisippo, andrete con Satiro e scriverete la risposta della lettera. Che volete che ne risponda, che non gli sto in cervello? Ah, l'amor vi detterà le parole, e questo basti. Ora andate, che i canali non ci facciano mettere le mani addosso. E voi, Barba Grigia, fate quel che potete. Tindaro deve essere di qua. Io metto ora il sciocco qua. E le guardie del Papa dovrebbero essere in campo di fiore. Madonna Giovanna, Messer Battista, vi renderemo conto della Giulietta senza le guardie. Ma che conto volete renderne? Se è morta. La Giulietta è viva. I bravi per te che ne... È così come vi dico. E allora dov'è ella? Questo lo saprete poi. Non deve essere vero. È così come vi dico, è viva, è sana. E fosse ella contenta. Ma di che? Del suo Tindaro. Ma come fa Tindaro ad essere contento se ha due mogli? Solo la Giulietta, se vorrete. E come? Vuole essere marito di due? Solo della Giulietta, se vorrete. Come può essere questo? Dite che ve ne contentate. Ce ne contentiamo. Mi rallegro con voi di questa comune allegrezza. E mi voglia scoprire, io sono Demetrio. Ma Demetrio? Demetrio? Io ho fatto quel che ho fatto per bene. E per bene l'avete a ricevere. E ben sarà. Ma la Giulietta è viva. È viva, vi dico. E allora dov'è ella? È in questa casa. Oh, ecco il procuratore che ne esce tutto a lei. Oh, procuratore, cosa ti porti di buono? Quel che mi mancava per farvi felici, vostra figliuola. È pur vero che lei è viva? Oh, Giulietta mia. Ma che sorte è questa che fu data nelle vostre mani, Messer Rossello? Sorte è appunto. Mi sono abbattuto che questo twisto di Marabeo con un'altra la trascinava per trasferirla e darla in mano del cavaliere Giordano. Del cavaliere Giordano? Ma che intrecci di mogli sono questi? Oh, che sento io di mia figliuola? Basta! Io l'ho liberata e l'ho depositata in questa casa e farò che questi ribaldi siano castigati. Oh, Messer Rossello, noi saremo felici per le vostre mani e voi sarete ricchi per le nostre. Sì, sì. Ma adesso è bene che io vada a vedere mia figliola. Andatevi e io ne andrò al governatore. E io verrò con vostra signoria. Per quello che potesse bisognare l'opera mia. Quello là è il cavalier Giordano. Signor procuratore, se viene alla volta mia, siatemi testimonio che io lo fa per la mia difesa. Poco fa volse ammazzare Messer Gisippo e me. Quel Messer Gisippo e quel Tindaro che avete inteso sono tutt'uno. La sorte ha tramato un gioco di loro e delle loro mogli che ha condotto a tutto questo. Ma lo intenderete più tardi con calma. Ora voglio controllare che non metta mano alla spada. Come ammazzarlo? E perché? La rabbia mi divora finché non mi sfogo nel suo sangue. Ecco là quel suo compadre, mano alla spada! Il cavaliere? Io cerco giustamente di vendicarmi.
Ah, ah, e voi, che avete fatto con la mia donna? Pratica d'onesto matrimonio, ma voi perché non gli concedete la sua piuttosto? Qual sua? La Giulietta. Che Giulietta? La Gatina. Ah, io conosco la Gatina come schiava di Marabeo, e non certo per donna di Gisippo. E voi, e messa Gisippo, non conosce voi per marito di Madonna Argentina? Eppur lo sono! Cavaliere! Non si vuole essere così precipitoso alla morte dell'uomo. Dunque voi volete che un gentiluomo mio pari, nella sua patria, nella sua casa, soffra d'essere offeso nell'onore suo e della sua donna da uomini vili e forestieri come questi sono? Cavalier, parlate onesto. Noi non avevamo fatto nessuna delle ingiurie che voi dite, e alquanto per tenerci uomini vili, ci avete fatto tal superchiria che presto vi faremo render conto noi chi sono i corresi e i canali di Scio. Ma questa sarà bella, che ci vogliate togliere anche i casati, oltre che la moglie e la nuova. Ma che, siete voi dei corresi? Sì, se voi volete. E di chi siete figliuolo? Di Messer Paolo. Ma cosa? Volete togliermi anche mio padre? Che favola è questa? State a vedere che costoro si faranno parenti. Dov'è questo messer Gisippo? In casa. Di grazia, fatelo venire fin qui. Cavaliere, troppo grande ardire questo vostro di sforzare le donne, di ammazzare gli uomini. Io cerco giustamente di vendicarmi, e merito piuttosto compassione di non aver potuto che castigo di aver tentato. Ma eccola quel traditore di Gisippo. Ah! Cavaliere, non vi muovete, che voglio intendere io questo caso. Messer Gisippo, venite qua. Gisippo! Giordano! Chieti! E senza collera, rispondete solo a quel che io vi domando. Fame. Cavaliere, non siete voi romano? Sono nato a Roma. Vostro padre vivo? Signor. E il vostro? Manco. Donde fu il vostro? Genoese. E il vostro? Sciotto. Mio padre diceva di essere venuto da Scio. Eccoli di una patria. Di che casata è il vostro? Dei Coresi. E il vostro? Dei Coresi. E di una casa siete? Come si chiamava il vostro? Messer Agapito. E il vostro? Messer Franco. Voi figliuolo di Messer Franco, mio zio? E voi figliuolo di Messer Agapito, fratello di mio padre? Io non intesi mai che avesse un figlio che si chiamasse Gisippo. E Tindaro? Tindaro, sì. Siete Tindaro voi? Sì, sono. Cavaliere, vostro padre venne in Genova a Roma? Sì, che bene. Questa partita è chiara. Voi siete al sicuro cugini. Ma fermatevi, cavaliere. Dite voi che la vostra donna è dei canali? Signor, sì. Di che figliuola? Di Messer Paolo Canali. Oh, che sento io. Giulietta mia dunque è cugina d'Argentina? Questo Messer Paolo fu fratello di Battista Canali, il quale è padre della Giulietta ed è qui con la moglie Giovanna. Che sono gli spaccioni? Così mi par che li chiamino, ma sono dei canali. E questi sono dunque gli zii di mia moglie? So bene questi. Essi sono qui e io andavo a cercarli in Levante. A che fare? Va per spartire con loro di un'eredità di questo Messer Paolo, che ora è tutta roba della mia donna. Tindaro e Giordano, come fate a non riconoscervi voi? Voi siete al sicuro fratelli! Cavaliero, l'animo mi dice che voi siete del mio sangue, sicché vi perdono la superchieria che mi avete fatta. Ed io vi voglio credere, e accetto voi come cordialissimo cugino. Giordano. Gisippo. Vedete di quanta gran confusione, quanta concordia è nata. Stato un figliuolo che vi sono io. Ah. Avete ritrovato una nipote che vi è mia moglie. Ma qual nipote? Ora che siamo ricchi, i parenti fioccano. La donna argentina è figlia di Messer Paolo Canale, vostro fratello. Di Messer Paolo mio fratello? Messer Paolo suo fratello? No. Oh, ecco Madonna Argentina. Cavaliere, lei è vostra moglie e le dovete restituire il vostro amore. Ed ecco la Giulietta. Tindaro e Giordano si sono d'accordo, moglie e marito, e voi ve ne dovete contentare. Ce ne siamo già contentati.
Non ci sono, qui fuori! Ci hai visto, bene? Sì! Oh, ecco questi due furfanti! Voi per far bella questa festa avete essere impiccati! E ora, svolando un ragione per farvi questo servizio! Messere, per non guastare tutta questa allegrezza, vi domando, grazia, che non ne parliate altramente. Sì, ma fate che le forche ve le presti. No, 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 da qui, dannazzi, noi vorremmo essere uomini da bene. Orsù, che nessuna delle cose passate si rivengano, su. Per questa consentenza non voglio che ne abbia più briga, padron Giordano. Orsì, che sono contento anch'io, su. Siamo tutti contenti, Mr. Cavaliero. Nuda. No, già siamo tutti contenti e così restiamo sempre. Ordinate le nozze e datevi buon tempo. E voi spettatori, date segno di allegrezza. Paolo Vecchio.
anno onorato, celebrato da un... forte, ma veramente forte per Luigi Moretti. Loro sono stati bravissimi, stupefacenti, eccezionali, ragazzi, anche stasera. Stasera sei stati meglio di sempre. Beh, stasera però c'era un po' di pippa in più. Però se loro sono così, è riuscito a tirarlo fuori il nostro caro regista. Poche parole. Beh, intanto noi siamo stati fortunati questa sera. Prima lo credevamo, adesso siamo sicuramente, siamo convinti di essere stati fortunati questa sera di essere qui. E devo dire che una cosa che ha detto Rosetta non sono del tutto d'accordo, perché noi queste celebrazioni cariane in qualche modo le abbiamo dato in là, ma poi è stata la città che ha voluto. E qui si vede chiaramente. Perché se non c'era una volontà popolare di volerlo fare, non si potevano raggiungere questi risultati. E di polvere il regista e tutti voi, però poi gliela avete levata. Posso presentarvi un'ultima frase? Ragazzi, se la scuola superiore serve per acquisire degli strumenti, reinterpretarli e questi utilizzarli per, nella vita, e questo è poi l'esame di maturità, voi l'esame di maturità l'avete passato. Loro sono i ragazzi che hanno dipinto il fondale, io non ricordo i nomi.